Hi children, oggi parliamo delle unità 6, 7 e 8 del vostro libro My Favorite TV Program, The Heart Day e poi Email to a Friend. Su My Favorite TV Program ci sono due bimbi, Lucy e Tommy, che parlano dei loro programmi TV preferiti. What's the time? It's 5:30. Switch on the TV, please. It's time to watch my favorite program. What is it? It's Dragon Ball. I love cartoons. What about you, Tommy? What kind of program do you like the best? I like cartoons too, but I like documentaries and nature programs best. My favorite channel is Discovery Channel. I learn a lot. I don't like nature programs. I prefer watch detective films or quiz shows. I hate films. I love sports programs. I watch football matches almost every day. Okay, now let's watch cartoons. Okay, come avete sentito? A Lucy piacciono i cartoni, a Tommy piacciono programmi sportivi, programmi sulla natura, i documentari di Discovery Channel. Allora Lucy chiede, what's the time? Che ore sono? It's 5:30, ricordate, abbiamo fatto l'orologio. Sono le 5:30. Switch on the TV, please. Accendi la TV, per favore. It's time to watch my favorite program. È l'ora di guardare il mio programma preferito. What is it? Qual è? It's Dragon Ball. I love cartoons. Amo i cartoni. E tu, Tommy? What kind of program do you like best? Qual è il programma preferito? Che tipo di programma preferisci? I like cartoons too, mi piacciono anche i cartoni, ma i documentari e i programmi di natura sono i miei preferiti. Il mio programma e il mio canale preferito è Discovery Channel, da cui imparo tanto. Non mi piacciono, Lucy dice, i programmi sulla natura. Preferisco guardare i film dove ci sono i detective, quindi i film investigativi e i programmi quiz a premi. Io odio i film, dice Tommy, mi piacciono i programmi sportivi e ogni giorno guardo un incontro di calcio, una partita di calcio. Alla fine lui si dice, va bene, adesso guardiamo i cartoni. Allora, in questo esercizio di pagina 60, page 60, what are Tommy's and Lucy's favorite TV programs? Dovete inserire qui nel tratteggio programmi che piacciono a Tommy, i programmi che piacciono a Lucy e qui what about you e tu? My favorite TV programs are, i miei programmi TV preferiti sono, e scriverete i vostri, va bene? Pagina seguente abbiamo 8 diverse figure, immagini. Cartoons, music programs, nature programs, sport programs, the news, films, TV series and quiz shows. Ok? A survey, are you a TV addict? Ok, exercise number 2. Answer and ask your friend. Rispondi e poi chiedi al tuo amico. Ok? È un'intervista. Un'intervista dove ci sono 5 domande a risposta multipla. Sei tu un dipendente da TV, ok? Prima rispondete voi e poi fate le stesse domande a un compagno, a casa, a qualcuno, un fratello, una sorella e così via, ok? Exercise number 4. Write the opposites. Allora, qui avete una colonna con una serie di aggettivi che, di cui la maggior parte già conoscete il significato e accanto avete sempre su una colonna all'interno del riquadro gli opposti, short,
corto, old, vecchio, thin, magro, small, piccolo, beautiful, bello, happy, felice, cold, freddo, slow, lento, loud, chiassoso, strong, forte. Qua avete il contrario, ok? E inserite qua. Ok, qui read and complete. Abbiamo dei supereroi e degli animali, e sì, dei personaggi che sono degli animali, sì, che appartengono a, ai fumetti e ai cartoons. Ok, qui abbiamo Bibi, Willy il Coyote, Spider-Man, Iron Man, e queste The Rock, la roccia, ok? Dei Fantastici 4. I'm fast, sono veloce. E Bibi risponde, I'm faster, io sono più veloce, faster. Faster è un comparativo di maggioranza, che vedremo più avanti. I'm strong, dice Spider-Man, io sono forte. Iron Man risponde, I'm stronger, io sono più forte. E The Rock, The Thing, a dire la verità, che è la cosa, no? Risponde, I'm the strongest, io sono il più forte. Dopo vi spiego un po'. Allora, qui abbiamo una serie di aggettivi. Big, grande, bigger, più grande, the biggest, il più grande, superlativo, tall, alto, taller, più alto, comparativo di maggioranza, the tallest, superlativo, il più alto, ok? E questo l'avete fatto anche in italiano. Allora facciamo il primo e poi il secondo lo completate da soli. The elephant is big, l'elefante è grande. Se devo fare il comparativo di maggioranza, cioè l'elefante è più grande del leone, metterò bigger, dove all'aggettivo big ho aggiunto la er. Ovviamente ricordate, anche quando facciamo la terza persona del verbo, che bisogna duplicare la l'ultima consonante, raddoppia. Quindi bigger, the elephant is bigger than the lion. Quando invece devo fare, devo dire che è il più grande, utilizzo l'aggettivo determinativo il e alla fine, come desinenza, metterò est. Quindi the elephant is the biggest land animal. L'elefante è il più grande animale della savana, ok? Nel caso di Gulliver, di Gulliver, a dire la verità, di Gulliver, userò l'aggettivo alto, ok? Qui abbiamo le due sorelle Williams, le tenniste, ok? Read and complete with the comparatives. Taller, shorter, stronger, younger, older, thinner, ok? Come vedete qui abbiamo solo comparativi. Se fosse stato l'aggettivo da solo sarebbe stato tall, short, strong, young, old and thin, con una N sola, eh? Allora, abbiamo da una parte a sinistra la Venus Williams, la sorella più grande, a destra Serena Williams, che è la sorella più giovane, ok? Abbiamo height, l'altezza, weight, il peso, date of birth, la data di nascita. Quindi, in base ai comparativi che abbiamo qui sopra, è la descrizione delle due sorelle, dovete completare qua sotto, le frasi qua sotto. Quindi Serena is, Serena abbiamo detto che lei is shorter than Venus, perché è più bassa, vedete? Ok?
E così via. Poi Ansa, who is the tallest in your class? Chi è il più alto superlativo, vedete? The tallest in your class, chi è il più alto nella vostra classe? Who is the oldest, il più vecchio? Anche qui superlativo. Who is the youngest? Superlativo, chi è il più giovane? Poi, who is the oldest in your family? Who is the oldest? Quindi chi è il più vecchio nella tua famiglia? Who is the youngest? Chi è il più giovane sempre nella tua famiglia? Qua dovete unire A, B, C, D, E, F con 1, 2, 3, 4, 5, 6. The highest mountain in the world, la più alta, superlativo, mountain in the world, la più alta montagna al mondo, Everest, ok? E metterete C oppure unirete, vedete voi, ok? Allora, longest, più lungo, deepest, più profondo, biggest, l'abbiamo visto prima, più grande, fastest, più veloce, tallest, più alto, ok? Eccoci qua. Cartoons, music programs, quiz show, nature programs, documentaries, TV series, the news, sports programs, detective films, romantic films, action films, science fiction films, ok? Gli aggettivi, adjectives, short, tall, old, young, thin, fat, small, big, loud, quiet, strong, weak, cold, hot, good, bad, beautiful, ugly, happy, sad, slow, fast, easy, difficult. Sono a coppie, uno l'opposto dell'altro e sono da imparare. Ok? Ok, qua. Adesso arriviamo alla nostra grammar and structures. Al nostro comparative form and superlative form, ok? Abbiamo detto, abbiamo l'aggettivo tall, ci fa l'esempio, ovviamente ci fa lo stesso esempio, giustamente, per capire la differenza tra comparativo e superlativo. Abbiamo detto, quando è comparativo, aggiungiamo er alla fine, quindi taller, John is taller than Peter. John è più alto di Peter. Nella forma superlativa, the tallest, aggiungiamo the e est alla fine. John is the tallest in, in his family. Quindi John è più alto nella sua famiglia. Abbiamo però degli aggettivi che presentano delle eccezioni alla regola. Due di questi sono good and bad. Ok? Good, grado positivo, ok? Better è il comparativo, the best è il superlativo. Bad, grado positivo, worse, grado comparativo, the worst, grado superlativo. Poi remember, anche questi ovviamente le eccezioni sono da imparare, eh? Remember, when the adjective has more than one syllable, quando l'aggettivo ha più di una sillaba, use more and the most. Tall ha una sola sillaba, ok? Short ha una sola sillaba, old ha una sola sillaba, young, tutti questi che abbiamo visto in questa tabella qui. Alcuni hanno una sola sillaba. Se io però avessi beautiful, che ha più sillabe, non posso dire beautifuler, eh no, devo dire more beautiful than, scriverei qua, John is more beautiful than Peter. E qui scriverei John is the most beautiful in his family. Qui ci fa l'esempio di difficult, vedete? Ce l'abbiamo qua, difficile. Tennis is more difficult than football, per la forma comparativa.
E tennis is the most difficult sport per la forma superlativa, ok? Quindi quando andate a fare la trasformazione in comparativo o in superlativo, contate quante sillabe sono, va bene? Ok, unit 7. Qui abbiamo la maestra con i suoi bambini, un mappamondo, e ci parla di Earth Day, la giornata della Terra. Allora, come interlocutori nel dialogo abbiamo teacher, Chris and Monica. Children, today is the 22nd of April, it's Earth Day. I know Mother's Day and Easter Day, but what's Earth Day? I know, it's a special day for our planet, like a birthday. Yes, Earth Day is a special day that celebrates the Earth. Today, we remember to appreciate nature and learn ways to protect our environment. How can we help keep the planet clean? We can keep our school clean and we can use recycled paper. We can recycle a lot of rubbish too. Plastic, glass, paper, and we can plant trees. Wonderful. These are very good ideas. Let's do it every day. Ok, come vedete la maestra spiega un po' ai bambini di che cosa si tratta la giornata della Terra. Dice che oggi è il 22 di aprile, giornata della Terra. Chris dice che non la conosce perché lui conosce la festa della mamma, giorno di Pasqua, però non sa che cos'è la giornata della Terra. Monica invece dice: io lo so, è un giorno speciale per il nostro pianeta, come un compleanno. E la maestra inizia la sua spiegazione, dice: sì, la giornata della Terra è un giorno speciale per celebrare la nostra Terra. Dice: oggi noi ci ricordiamo di apprezzare la natura e di imparare a più che imparare, trovare dei modi per proteggere il nostro ambiente. Come possiamo proteggere, continuare a mantenere il nostro pianeta pulito? Keep the planet clean, mantenere il pianeta pulito. We can keep our school clean, dice Chris. Noi possiamo mantenere la nostra scuola pulita e possiamo anche utilizzare carta riciclata. Possiamo riciclare un sacco di immondizia, plastica, vetro, carta. Possiamo piantare alberi. E la maestra alla fine dice: fantastico, ci sono tante buone idee qua. Dobbiamo metterle in pratica ogni giorno. Qui ci chiede di creare uno slogan, quindi create a slogan and draw a logo for Earth Day. Quindi scrivete una frase e un disegno, come avevamo fatto, ricordate, per i negozi, create una frase d'effetto, una frase pubblicitaria, uno slogan appunto, e poi disegnate il logo, ok? Ovviamente attinente alla giornata della Terra. Exercise number 3 ci dice: what is it made of? Di che cosa è fatto? Allora abbiamo pot, bottle, can, jar, tin e packet. Questi sono i contenitori, containers. Questi invece sono i materials, i materiali: paper, glass, plastic e metal, quindi carta, vetro, plastica e metallo. Pot è una pentola, una, ok? Poi abbiamo, più che una pentola in questo caso, è un contenitore tipo un vasetto, ecco, un vasetto di plastica, di quelli dello yogurt. Bottle
e la bottiglia ovviamente sarà di vetro. Can, in questo caso, si riferisce a, alla Sprite, la latina dello Sprite, jar è la, il vasetto di vetro della marmellata, tin è la, invece la latina, la scatoletta, ecco, tipo quella dei Friskies, quindi c'è quella per il cane, o il gatto, non il gattino, potrebbe essere di ton, così via. Packet è solitamente la scatola del riso, della pasta e così via, ok? Quindi, what is it? It's a jam. Cosa scriveremo qui? Jam jar, giusto? E poi, what is it made of? Di che cosa è fatto? It's made of glass, vetro. E così per le altre, va bene? Listen and write. What do you do? Qui ci sono i mestieri. Doctor, dottore, bus driver, autista di autobus, teacher, insegnante, mechanic, meccanico, vet, veterinario, cook, cuoco, firefighter, vigile del fuoco, journalist, giornalista, shop assistant, l'addetto del negozio, commesso, quindi singer, cantante, student, studente, e police officer, poliziotto. E andate a scrivere, fa l'esempio di cook, I'm a cook, I'm a student, I'm a, e dovete inserire uno di questi nomi. Poi alla fine ci chiede, ask your family, what do they do? E inserirete qui, my mom is, e metterete il mestiere, e dad is, e qui metterete il mestiere di papà, ok? Ok, qui abbiamo detto come prima, containers, materials, jobs, li abbiamo visti, grammar and structure, qui andiamo a ripassare, perché l'abbiamo già fatto in classe, l'articolo indeterminativo, un, uno, una, in inglese sono solo a, quando è davanti a consonante, and, quando è davanti a vocale. What is it? Che cos'è? It's a tiger, è una tigre. It's an elephant, è un elefante. What is it? What is it made of? Di che cosa è fatto? It's made of plastic. Ok? What do you do? Cosa fai? I'm a doctor. I'm an actor. Sono un dottore, sono un attore. Vedete anche qui, qui è davanti a consonante, qui è davanti a vocale. What do you want to be when you grow up? Cosa vorresti essere quando cresci? I want to be a rock star. Voglio essere una rock star. Poi ci fa, remember, ricorda. E qui ovviamente ci, vedete che mette in grassetto la S, I play the piano, suono il piano. Mary plays the guitar. Mary suona la chitarra. La S, terza persona singolare. The children play the flute. I bambini suonano il flauto, ok? Bene. Ultima unità, Unit 8, dear friend, caro amico, abbiamo una email da parte di due bambini, Diane e Luke. Dear friend, we are a girl and a boy from a primary school in England. We are 10 years old. Diane collects stamps and postcards. She likes dancing and skiing. Her favorite book is The Lord of the Rings. Luke likes animals. He's got 3 dogs and a cat. He collects comics. He likes sports programs. What is the weather like in Italy today? Here it is rainy and very windy. At school we are studying traditions all over the world. Right, so by Diane and Luke. Ok, abbiamo detto che sono due bambini della scuola primaria dell'Inghilterra, hanno 10 anni.
Diane fa la collezione di francobolli e cartoline e le piace ballare e sciare. Il suo libro preferito è Il Signore degli Anelli, mentre Luke ama gli animali, ha 3 cani e 1 gatto, fa la collezione di fumetti, gli piacciono i programmi sportivi, poi chiedono com'è il tempo in Italia. Da loro il tempo è piovoso e fa molto vento, molto ventoso. A scuola stanno studiando le tradizioni da tutte le parti del mondo. Ci scriviamo presto, ciao Diane e Luke. E voi dovete scrivere la risposta, ok? Qui invece vediamo how are you feeling, come ti senti, ma come ti senti a livello fisico, non a livello emotivo. Quindi headache, a headache, mal di testa, a cold, freddo, a cut, un taglio, a bruise, una un'escoriazione. Poi abbiamo a temperature, un po' di febbre, a cough, a tosse, toothache è il mal di denti, flu è il raffreddore, a sore throat, la gola che mi brucia, stomachache, come di pancia, ok? Qui dovete inserire all'interno degli spazi ovviamente uno di questi sintomi. Lauren chiede a Toby: Hi Toby, how are you feeling? Come ti senti? I'm not feeling very well, non mi sento tanto bene. I've got a bad, andate a inserire, oh no, do you have a, I don't know, but I've got a, go to bed, I think you've got, you need to see a doctor, I think you're right, ok? Qui, it's important to stay healthy, è importante star bene. In questo periodo che stiamo vivendo del coronavirus è veramente molto importante star bene. Quindi, how many hours do you sleep? Quante ore dormi? Do you have breakfast every morning? Fai colazione tutte le mattine? Do you practice sports? Pratichi sport? How many helpings of fruit and vegetables do you eat a day? Quante parti di frutta e verdura mangi al giorno? How often do you eat fast food? Quanto spesso mangi cibi del fast food? How often do you drink soft drinks? Quanto spesso bevi bevande soft drinks, sono le bibite? Do you wash your hands before meals? Lavi le mani prima dei pasti? Do you brush your teeth every meal after meals? Ti lavi i denti dopo i pasti? Poi c'è la classica crosswords con le figure che dovete inserire qua all'interno, i nomi appartenenti a queste immagini, e qui dove c'è la freccia in verticale, column, avrete che cosa? Write the names of the foods and drink and in the pictures and find the name of a typical English dish. Quindi qui apparirà il nome di un piatto particolare, tipico inglese. Vocabolario, health, salute, li abbiamo visti prima, ok? Qui grammar and structures asking for personal information. Ok, qui ci sono le domande che noi abbiamo fatto già all'inizio dell'anno. Quando ci siamo presentati, vi ricordate, abbiamo fatto un dialogo, vi siete messi a coppie, ognuno di voi faceva una domanda e l'altro rispondeva. Così è da fare. Quindi, what's your name? How old are you? When's your birthday? Where are you from? Where do you live? Have you got any brother or sister? Pets? What do you do?
What's your favorite food, school subject, sport? Color. Do you like music, sports, computer games? Can you ride a bike, play the guitar and swim? Ok, e queste lo fate sul quaderno però, va bene? Ok, quindi siamo arrivati alla fine, bambini. Il programma è finito. Spero vi siete divertiti. Quest'estate andate a riguardare i video che ho postato, così volete fare un po' di ripasso. Poi sul registro vi inserirò anche le pagine di Easy Peasy Grammar che vi ho mandato, che, così per esercitarvi un po'. So, hope to see you next year. Goodbye. Bye bye.